Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi farò un video un po' più diverso dal solito, anzi molto diverso dal solito, perché non vi farò vedere dei giocattoli, ma vi farò vedere un gioco che si può scaricare sul tablet o sul telefono. È questo qui. Si chiama Anime Avatar Face Maker e devo dire che è molto carino. In questo gioco è un gioco molto semplice ma molto carino. In questo gioco si creano gli avatar anime. Quindi mi piace molto e ve lo faccio vedere. Allora, questa è la schermata iniziale. Possiamo fare il nostro avatar maschio o femmina. Ovviamente io scelgo femmina. Qui abbiamo la carnagione che ci può fare di tutti i colori dell'universo praticamente. In questo gioco le case in fondo sono bloccate, ma è molto facile sbloccarle perché bisogna semplicemente guardare un annuncio. Io ora faccio un personaggio normale, quindi non uso carnagioni tipo verdi o blu. Poi qui abbiamo i capelli. Questa è la parte davanti e poi c'è la parte dietro, questa qui. Allora scegliamo la parte davanti. Ci sono anche pettinature un po' più corte, maschili. Per esempio questa, che però possiamo anche trasformare in una frangetta femminile, semplicemente andando sui capelli dietro e mettere, non lo so, una treccia, dei codini. O anche questi. Ecco, così è un bellissimo esempio. E ci sta benissimo, non sembra che abbiamo preso una frangetta fatta apposta per i maschi, quindi possiamo anche intercambiare le cose. Comunque, io ora scelgo la parte davanti del mio personaggio e scelgo questa. E poi i capelli dietro. Vediamo un po'. Legati non mi piace, quindi facciamo dietro sciolti. Così. E li facciamo rosa, dai. Poi andiamo tra le sopracciglia, ci sono diverse tipologie, però io credo che gli lascerò queste. Poi abbiamo gli occhi, che ne abbiamo moltissimi, come questi qui, che credo che siano la tipologia di occhi che mi piace di più perché hanno il cuore all'interno, prendo questi azzurri. Poi la tipologia di nasi. Questo dai. Poi abbiamo le bocche. Anche queste ce ne sono di molti tipi. Io scelgo questa, che è quella che metto più spesso. Poi abbiamo le orecchie, che se vogliamo possiamo fare anche tipo un elfo con le orecchie a punta. Però io voglio fare una persona abbastanza normale, quindi per ora gli metto le orecchie normali. Poi qui abbiamo le guance. Gli accessori da mettere tipo le guance, in fronte e queste cose così. Allora, poi qui abbiamo diciamo delle maschere, delle cose che i nostri personaggi possono mettere come tipo gli occhiali. Però alla mia non li metto. Qui abbiamo cerchietti da unicorno, cerchietti con i fiori, i fiocchetti. E io metto... Dai, questo fiocchetto viola. Poi. Mettiamo una collanina. Questo è semplice, dai. E possiamo anche scegliere la posizione delle mani. Vediamo. Queste, dai. Sono molto carine. E adesso possiamo scegliere come vestirlo. Allora, questi qua sotto sono tutti quelli maschili, anche se secondo me questa t-shirt è unisex, cioè che la possono indossare sia ragazze che ragazzi. E gli metto il kimono giapponese. Poi qui abbiamo le code da gatto, le ali e diversi accessori diciamo di fantasia. O anche tipo le code da sirene, se vogliamo fare un anime sirena. Però io oggi, come già detto, creo un personaggio normale. Allora, qui dobbiamo scegliere lo sfondo. Questo con le stelle non è male. Poi anche questi
quelli più sotto bisogna sbloccarli con l'annuncio, che qua sotto ce ne stanno anche alcuni con la città, la collina, con i fiori, molto belli. E io sono un po' indecisa, credo che gli metto questo, molto carino. E poi se vogliamo fare una foto e salvare questo bellissimo avatar che abbiamo fatto, basta cliccare l'immagine con la macchina fotografica e dopo che l'avrà salvato ti dirà che la schermata è stata salvata nell'album Anime Avatar Facemaker. E questo è il risultato del mio avatar. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un bellissimo mi piace. Ci vediamo al prossimo video, ciao!